Radio Radicale, siamo con Elisa Tripodi, deputata uscente del Movimento 5 Stelle, per parlare delle elezioni. Allora, lei non si è ricandidata alle parlamentari, però sostiene un progetto politico al quale il Movimento 5 Stelle ha dato vita in Val d'Aosta ed è l'unica forma di alleanza che avete messo in cantiere. Allora, ci spiega com'è nata, se avete fatto un voto sulla rete in Val d'Aosta. Allora, vi siete alleati con Sinistra Italiana e con? Allora, con Sinistra Italiana a livello nazionale, con Area Democratica, Gauche Autonomiste e AdUV-VDA, che sono due forze politiche di sinistra valdostane. Questo progetto nasce da 2 anni, abbiamo iniziato a lavorare insieme 2 anni fa portando dei lavori sia regionali che nazionali attraverso la mia presenza qui in Parlamento e attraverso la presenza di una delle due candidate in consiglio regionale. E questo lavoro che appunto è iniziato 2 anni fa ci ha portato poi a maturare questa esperienza fatta in un progetto politico per questa competizione elettorale. Non ci sono state votazioni in rete, ma questa scelta è stata fatta con tutti gli attivisti del Movimento 5 Stelle e con le assemblee interne degli altri partiti che collaborano a questo progetto. Conte ha dato il suo assenso a questa iniziativa. Sì, Conte ha dato il suo assenso, ha capito anche la bontà e il valore di questo progetto, anche perché comunque sono 2 anni di lavoro fatti insieme, portati avanti insieme, dove io ho potuto portare le problematiche valdostane all'interno del Parlamento nazionale e loro hanno continuato a fare il lavoro nelle istituzioni regionali valdostane. C'è stata questa collaborazione, abbiamo portato buoni risultati. Tra questi anche l'elettrificazione della tratta ferroviaria Aosta-Ivrea inserita nel PNRR grazie al lavoro di Giancarlo Cancelleri del Movimento 5 Stelle, che ha portato ad un finanziamento di 146 milioni di euro, e questo è merito di un lavoro condiviso e coordinato tra questi gruppi valdostani. Quindi il collegamento con Torino Nord non era elettrificato fino a poco tempo fa. No, esatto, non c'era l'elettrificazione da Ivrea ad Aosta, la parte di Torino, Ivrea-Torino sì, era elettrificata. Ho capito. Senta, quanto è importante la parte ambientale del vostro programma? Perché insomma, stiamo vedendo che l'emergenza climatica sta facendo sciogliere alcuni ghiacciai. Abbiamo visto quello che è successo in Trentino. Molti avevano lanciato l'allarme su Courmayeur, la zona di Sì, Courmayeur e del Bianco. avevo anche presentato un'interrogazione a questo riguardo l'anno scorso, adesso la situazione è un po' più peggiorata e nel nostro programma elettorale, anche perché il programma noi l'abbiamo presentato diverso, nel senso che raccoglie molti contenuti del Movimento 5 Stelle, ma soprattutto contenuti nostri di questo progetto e contenuti valdostani. La parte ambientale ha una rilevanza enorme, infatti il nostro simbolo Valle d'Aosta Aperta si può vedere è ecologie e progre. Quindi Certo, questi sono tutti i simboli. sì, esatto, queste sono le nostre candidate. Certo. Senta, l'Union Valdôtaine, diciamo, è un vostro avversario. Allora, perché il rapporto con gli autonomisti non è mai decollato? Qual è il problema che avete con gli autonomisti? Sappiamo che in Val d'Aosta la giunta negli ultimi anni la giunta regionale ha avuto parecchi problemi. Che cos'è successo? Abbiamo proprio una visione diversa sia di paese che di regione Valle d'Aosta, i programmi sono totalmente diversi. Il nostro programma, soprattutto sulla parte ambientale, come hai ricordato anche te, è completamente diverso anche soprattutto sulle questioni regionali da quello dell'Union Valdôtaine. Noi qui, sia a livello nazionale che anche a livello europeo, grazie al lavoro della Begin, abbiamo sollevato il problema di una costruzione, di un collegamento intervallivo sulle Cime Bianche. E la Commissione europea ha risposto in modo diciamo affermativo alle istanze che avevamo, al problema che avevamo sollevato su questa costruzione. Invece l'Union Valdôtaine in regione continua a portare avanti il progetto di costruzione di questo collegamento, che ricordo sarebbe all'interno di un'area protetta, tutelata sia con delle norme nazionali che con delle norme europee. Ma non solo quello, anche sulla sanità, anche sulla scuola.
scuola. L'Union Valdôtaine continua a portare avanti questo progetto di regionalizzazione della scuola. Noi invece vogliamo che la scuola sia veramente considerata come ascensore sociale, ma si debba continuare su queste norme nazionali, cioè il percorso deve essere unico in tutte le regioni. Senta, il PD che fa? Il PD è alleato con l'Union Valdôtaine, ma il programma del PD è, non si sa ancora quale sia in realtà, e anche in regione continua a votare le cose dell'Union Valdôtaine, anche perché la maggioranza regionale è Union Valdôtaine e PD. E quindi noi proponiamo invece una collocazione di sinistra vera, progressista, che non si può trovare con un PD alleato con l'Union Valdôtaine. Senta, secondo lei ci saranno dei contraccolpi per il prossimo autunno-inverno, quando inizierà la stagione, non solo per il costo dell'energia? Volevo sapere lì la riconversione ecologica anche nel settore energetico, dove voi potete sfruttare insomma il sole meglio di altri, se è andata bene la transizione ecologica da voi. Il costo delle bollette è altissimo anche da noi, infatti molti esercizi commerciali anche da noi stanno valutando la chiusura. È notizia di pochi giorni la chiusura momentanea della Conio Acciaieria Speciale della Valle d'Aosta, e questa cosa ci preoccupa molto. Infatti noi abbiamo sollevato un intervento del governo quanto prima, seppur dimissionario, perché comunque sia per le imprese che per i cittadini si avranno dei costi molto massicci e bisogna intervenire. Naturalmente noi su questo lavoreremo sia in Valle d'Aosta che a livello nazionale, ma le risposte servono soprattutto su questo tema a livello nazionale. Bene, la ringrazio, grazie ad Elisa Tripodi che sostiene questo esperimento del Movimento 5 Stelle in Valle d'Aosta, che vi vede unito insieme ad altre liste anche a Sinistra Italiana. Grazie.